Vi prego, signori. Cioè, vengo, mo, sono le quasi mezzanotte, 23 e me, quasi le 23 e mezza. Cioè, mo, sono tornato da fuori, fuori. Lì ho visto la partita. Mamma mia, che partita. E che esordio comincia così il nostro viaggio verso Euro 2024. Italia-Albania, 2-1. Io non dico niente, ma già sta partita nel primo tempo si doveva chiudere. Sta partita è cominciata col botto, con un erroraccio di Di Marco. Mamma mia, l'avevo proprio strangolata Di Marco, non ci avevi fatto capire più niente. Comunque, Di Marco cosa fa? Rilancio il pallone e il giocatore dell'Albania, che sarebbe Bairami, ne approfitta e segna il gol dell'1-0. Ha segnato proprio Bairami, uno che, come dire, uno che viene da una squadra retrocesso come Sassuolo. E lì ama, ho proprio il numero 10 dell'Albania. Ma poi cominciare subito con l'occasione persa da Scamacca. Bene. Stracoscia che ha fatto bene Purtirone. Mamma mia, se avrei giurato di vedere in campo Berisha, ma Stracoscia. E finalmente c'è lo schema di calcio d'angolo, cioè il schema spallettiani a calcio d'angolo, abbiamo visto. Poi la rete di Alessandro Bastoni. E che segna la parità. E poi 2-1 arriva con entrambi, con Nicolò Barella che tira da lontano e tira con un tiro e spiazza Stracoscia e segna 2-1. Poi durante il primo tempo un sacco di occasioni, cioè quella di Chiesa, mamma mia, ho tante occasioni non sfruttate. E hanno fatto finire per me il primo tempo così. Il secondo tempo le cose, diciamo, si sono sfuggite un po' di mano. Però, a partire era sempre la stessa, però ho visto l'Albania giocare con una tenacia mai vista, che sicuramente come ha giocato l'Albania si meritava veramente di vincerla. Poi 50.000 albanesi, ma i tifosi italiani stavano ai casa. Ma che? 50.000 da Tirana hanno fatto viaggiare a Tirana fino a Germania, in Germania. A Dortmund. Dortmund, cioè, ha rotto il muro giallo. Teniamo il muro rosso, formato dai tifosi albanesi. Capisci che proprio applauso. C'erano pochi, cioè, non si vedevano proprio i tifosi degli italiani, i tifosi azzurri. Mamma, il pubblico è stato un protagonista che ha fatto proprio uscita sti guaglioni. Questi ragazzi, ma roba. E poi, mamma mia, l'Albania davanti alla porta. Meno male che questi davanti alla porta non erano proprio, cioè, un sapo proprio di hanno proprio stortissimi. E però Spalletti, Spalletti però. L'errore nostro è stato soprattutto a livello tattico. Tu non mi puoi fare i cambi proprio agli ultimi minuti, tipo alla Max Allegra, alla Calzona. Poi c'è questa Italia, ragazzi, c'è proprio in difficoltà. È proprio una nuova Italia, c'è la difesa che sembra ancora a brodo, c'è, però bisogna correggere sti buchi, non ci devono essere, perché se andiamo a giocare così contro la Spagna, questi, vedendo la partita di oggi pomeriggio tra Spagna e Croazia, finita 3-0, proprio dominio spagnolo, questi veramente non ci faranno capire niente. Poi, rispetto alla partita di ieri, tra sempre il girone dell'apertura tra Germania e Scozia, che la Germania e Scozia è stata la partita più dominata, che se invece, prima con l'Avenez, dopo con l'Albania, comunque ce l'hanno regalato meglio. Ma sta partita sicuramente sarebbe finita in modo diverso, atroce, addirittura con un pareggio. Già che c'è qualcosa veramente che superiamo questo girone noi dell'Italia, cioè vedo la Germania. Vedo la Spagna, vedo questa l'Olanda, altre nazioni che devono ancora giocare, cioè vedo favorevoli rispetto a noi, perché noi siamo un gruppo nuovo,
Cioè, non siamo più quel gruppo di 3 anni fa che hanno vinto quello europeo. Cioè, ancora poi, mi sto ancora a capire veramente come hanno fatto a vincere l'europeo. La difesa si deve sistemare. Il centrocampo che già Jorginho mi ha fatto quegli errori, mamma mia. Mamma mia, Jorginho, dove va in mezzo al campo? Cosa fa Spalla? Ha fatto invece di fare il suo campo, quello che giocano male. Vabbè, facciamo giocare finché è fino allo sfinimento. Poi, ovviamente, che fa? Toglie Pellegrini e mi mette Cristiano, ma Cristiano non è un genuino sull'offensivo, quello che sta pure sulla difensiva, gioca. E poi toglie Scamacca, mi sa Retegui. Retegui, vabbè, l'ultimo. Poi mi mette a fare negli ultimi minuti Retegui, che non serve a niente. Mamma mia. Che te risolva la partita. Poi che face? Toglie anche un cambio in difesa per mettere Cambiaso. Cambiaso che allora veramente Spalletti. Io una cosa che non mi sono aspettato da Spalletti, che si è accontentato del 2-1, perché già sta partita poteva finire 3-4-1 già nel primo tempo. Poi negli ultimi minuti rischiavamo pure di andare in pareggio. Se non fosse stata quella presa di Donnarumma, cioè veramente sta partita sarebbe finita in parità. Poi la cosa di l'uomo in più di cioè in poche parole l'uomo in più di la cosa di questa partita il tifoso albanese che corse in mezzo campo, mamma mia, che proprio uno spettacolo comico assicurato mentre stava correndo è scivolato pure, proprio c'era una performance, ce l'ha fatta per un solo minuto, cioè non è riuscito quello, cioè è stato secondo me è stato il meno match di questa partita che è bello non stata, mamma mia, cioè. Quella è stata poi la ciliegina sulla torta, che già abbiamo perso un minuto. La cosa positiva è stato anche l'esordio di Folo Ruscio, che mamma mia, però sti cambi agli ultimi minuti, però voglio Spalletti. No, dobbiamo vedere un po', ragazzi, ma io la vedo dura. Già se lo superiamo sto girone è già un miracolo. Questo quello è poco, ma sicuro. E voi cosa ne pensate? Voglio sapere la vostra opinione, quindi che dire. Da questo è tutto, al prossimo video.